abbiamo cercato per settimane. Non c'è neanche oggi. Sono passata anche mercoledì e mercoledì mi hanno detto che è uscito prima. Non si faceva trovare da nessuna parte. Cercano il dottore, sono il campanello, il signore. No, credo che è andato via. Lo sentivamo solo nominare. Scanzi sarebbe, da quello che lui e il suo medico di famiglia hanno detto, come in qualche modo caregiver di questi familiari ammalati, di questi familiari che risultano nella lista dei vulnerabili. La sua autodichiarazione, diciamo loro. Questo però come si fa? C'è il medico di famiglia, mi fa una segnalazione del genere. Lo metto lì in attesa. Ma alla fine, eccolo. Roberto Romizzi. Lei è il medico di Scanzi o è il medico dei genitori? Sono il medico solo di Scanzi, i genitori non li conosco. Ok. E quindi ho già detto molto. Ok, e quindi è stato Scanzi ad averla chiamata dicendo io voglio fare il vaccino? O è stato lei? Questo mi sembra scontato. Ah, ok, l'ha chiamata Scanzi, gli ha detto io voglio fare il vaccino. Lei che cosa gli ha risposto? Non posso anticipare niente perché mi dicono che la cosa è tutta in mano alla magistratura, giustamente. Aspettiamo tutte le risultanze per eventuali punizioni, no? Le lascio la porta aperta. Sì, però intendo Scanzi era effettivamente il caregiver dei genitori, possiamo definirlo così? Ma io il termine caregiver non lo so perché non conosco i genitori. Cioè, a lei chi le ha detto quindi io sono il caregiver, ho dei genitori fragili, è stato Scanzi a identificare questa logica? Chi me l'avrà detto? E quindi lei però ha certificato una cosa senza averne l'effettiva correttezza, cioè Scanzi le ha detto io voglio... Niente. A me se uno mi dice una cosa io la trasmetto, chiuso. Quindi è stato Scanzi a dirle io voglio fare il vaccino perché ritengo di essere il caregiver dei miei genitori? Ma questo termine non mi ricordo che l'abbia usato. E che termine ha usato? Genitori fragili, affetti da patologie importanti, una cosa così. E lei quindi poi gli ha suggerito di fare la vaccinazione con questo criterio? No. Non gli ho suggerito niente, questo lo posso. E c'è andato lui allora? Così. Aspetti che vengo con lei. No, ma io non ho intenzione di portarmi in ambulatorio. Allora, scanso. Aspetti. Lui mi ha chiamato e mi ha detto che voleva semplicemente che avrebbe voluto fare il vaccino senza passare avanti a nessuno. Scusi. Quindi non neanche mi ha chiamato, ma ha scritto. Ma l'ha scritto, e lei perché è andato dalla ASL a dire, lei ha chiamato Giglio, no, per dire, e mo lo aspettiamo qua. Avremmo voluto fare al medico altre domande, ma lui non si è più fatto trovare. Una volta usciti però... Ha mandato un messaggio, vediamo. Ah, dice, la stampa ha forse riportato involontariamente varie imprecisioni sul mio ruolo, che è stato solo quello di mettere in contatto Scanzi con l'ASL e basta. Vabbè, prima un monumento.